Dottore Andrea Reale, sindaco di Minori, le scuole nel vostro comune, ma anche negli altri comuni della costiera, sono state chiuse, una scelta dolorosa ovviamente, ma immagino necessaria. Sicuramente dolorosa, perché siamo tutti consapevoli che la scuola in presenza è la migliore opzione, la migliore situazione per gli alunni, per la socializzazione, per interloquire con gli insegnanti e quant'altro. Ma purtroppo in Costiera Amalfitana abbiamo quasi il 5% degli abitanti positivi e abbiamo dovuto come sindaci rinforzare il centro vaccinale di Cetara, di Castiglione, di Ravello, dell'ospedale Costa d'Amalfi e di Positano, di quasi 40-50 unità di volontari tra medici, OSS, infermieri, gruppi di protezione civile, per poter accelerare le vaccinazioni, ma soprattutto per poter accelerare le operazioni dell'USCA Costa d'Amalfi, che ha sede a Tramonti, per i tracciamenti e per quant'altro necessita, visite domiciliari e tamponi e tamponi domiciliari e quant'altro. Quindi in questa logica, essendo questo poi il personale che doveva stare anche al servizio delle dirigenti scolastiche in caso praticamente ci siano positivi nelle varie classi, abbiamo adottato la scelta di fare 13 ordinanze sindacali con il parere dell'ASL di Salerno e chiudere tutte le scuole di ordine e grado da Vietri a Positano. Nonostante la sentenza del TAR Campania che ha annullato l'ordinanza con cui il presidente della regione Vincenzo De Luca chiudeva le scuole elementari e medie, in molti comuni della costiera amalfitana, per ordine dei sindaci, a causa dell'esplosione dei contagi da Covid-19, restano chiuse le scuole di ogni ordine e grado, come ci conferma il sindaco di Minori Andrea Reale, il quale ha criticato duramente la scelta del governo. In questa logica dobbiamo essere sicuri che riapriamo le scuole per non trovarci poi il giorno dopo a chiudere su 10 classi, 4 classi, 5 classi. E questa è la miopia politica del governo nazionale, che è da tempo staccato dalle reali esigenze dei territori e dei comuni. Era una decisione da prendere a livello nazionale. Vivendo su di un'isola ed avendo a disposizione un solo piccolo ospedale con circa 1.400 contagiati e pari circa 5.000 isolani in quarantena e con un sistema di tamponamento e tracciamento ormai andato in tilt, visto anche le lunghissime code di auto che si formano quotidianamente all'esterno dell'ospedale Rizzoli di Laccameno, sarebbe auspicabile che i sindaci isolani prendessero ad esempio la decisione assunta da tantissimi primi cittadini italiani, compreso quelli della costiera, e questo onde evitare che la situazione epidemiologica peggiori ulteriormente.